Ciao a tutti, oggi prepareremo la New York Cheesecake. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore circa. Gli ingredienti sono, per la base, biscotti secchi e burro. Per la salsa, confettura di frutti di bosco. Per la crema, mascarpone, panna per dolci, zucchero, aroma di vaniglia e uova. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 60 gradi, velocità 2. Aggiungere i biscotti ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 7. Trasferire il composto in una tortiera da 26 cm rivestita con carta da forno e livellare bene. Riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, prepariamo la crema. Mettere nel boccale lo zucchero, il mascarpone, la panna, l'aroma di vaniglia ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 4. Aggiungere le uova e il tuorlo ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 4. Versare sulla base. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 10 minuti, successivamente abbassare la temperatura a 150 gradi e proseguire la cottura per 45-50 minuti. Spegnere il forno, aprire leggermente lo sportello e lasciare raffreddare per 60 minuti la cheesecake al suo interno. Trascorsa l'ora, riporre in frigo per almeno 2 ore. Trascorse le 2 ore, trasferire in un piatto da portata. Mettere sulla superficie la confettura di frutti di bosco che abbiamo precedentemente setacciato e livellare bene. Riporre in frigo per altre 2 ore. New York Cheesecake. Grazie e alla prossima ricetta.